A pochi passi dalla bolla, Gaetano De Bellis, punto scommesse, team La Barile. Ciao Gaetano. Ciao Vittorio. Ti vedo un po' preoccupato. Preoccupato, abbiamo un bel tavolo duretto qua dove c'è Isaia che la fa da padrone e purtroppo se non abbiamo delle carte giocabili. Ci siamo persi in questa terrificante coppa rotatoria. Gaetano, capita anche nel poker di girare attorno a vuoto ogni tanto? Spesso, molto spesso, ma direi, cioè, ci giri e poi, voglio dire, forse sbatti anche... E poi finalmente si trova l'uscita. Sono con Gaetano De Bellis, team La Barile, presenza storica della nostra Poker Room. Gaetano, non è stato un grandissimo torneo per te, però ti sei difeso molto bene fino all'ultimo, con le unghie e coi denti. Io direi che in base alla mia posizione, 49esimo se non sbaglio, cioè senza avere il carte, mi sono difeso. Cioè, sono soddisfatto di questo, perché se non ci puoi fare niente, voglio dire, puoi arrivare il più in alto possibile, rappresenta anche un buon risultato. Ti accorgi dalle carte che hai, se puoi andare avanti. Oppure non è giornata. Direi che ho stretto i denti fin dove ho potuto. È un passo dalla bolla, poi c'è stato purtroppo il colpo sfortunato. Gaetano, noi ricordiamo il tuo bellissimo quarto posto invece a Budva, che fu un'impresa di grande... A Nova Gorica, che fu davvero di grande soddisfazione. Direi moltissimo, perché... ti accorgi mangiando, andando avanti, che... più vai avanti più diventa bella la partita, cioè incontri giocatori in quelli più bravi. Allora personalmente preferisco i giocatori bravi, dove li puoi spaventare, capito? Invece i primi livelli è meglio che te ne stai a casa. Quindi non sei alla caccia del pollo tu? No, assolutamente no. Assolutamente no. Gaetano De Bellis ai microfoni di blog.agile.it.